Buongiorno a tutti, benvenuti a questo terzo giorno di festival. Il clima è sereno e la temperatura è ancora abbastanza fresca. Se qualcuno dovesse venire verso mezzogiorno si porti asciugamani. Sto scherzando. Eh, niente, benvenuti eh, una diciamo, comunicazione di servizio ricordo sempre a tutti in ogni location o diciamo su ogni totem informativo di stare a guardare sempre le ultime modifiche che sono solitamente specificate in un foglio A4 o A3 appiccicato ci sono stati gli ultimi cambiamenti in corsa e null'altro passo subito a presentare l'ospite che in realtà è già ben noto e che ci ha già onorato la sua presenza lo scorso anno Marco Del Mastro, fisico delle particelle che collabora all'esperimento ATLAS del CERN a Ginevra. Fa parte del team che nel 2012 a luglio ha annunciato la scoperta di una nuova particella che eh, è parente, pare sia parente, pare, usiamo questo verbo circostanziale, del bosone di Higgs. E tiene il blog eh, Borborigmi di un fisico renitente ed è autore del, fisico, del libro eh, Particelle familiari, le avventure della fisica e del bosone di Higgs, con Pulce al seguito, la terza 2014. Marco Del Mastro ci intratterrà oggi con il compendio delle teorie squinternate. Buona giornata. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua, per alcuni è molto presto immagino, quindi insomma. però è bello che siamo in una situazione un po' intima. Mi hanno detto che ho 42 minuti da passare con voi e siccome la chiacchierata di stamattina è divisa in sette parti, per chi conosce la tabellina del sette abbiamo sei minuti per parte e come è bene in qualunque chiacchierata amicale cominciamo dalle presentazioni. In parte sono già stato presentato ma penso che sia importante ripetere per capire poi di quello di cui parleremo dopo. Sono un fisico delle particelle, sono uno scienziato, non sono un comunicatore, mi sono trovato a fare il comunicatore quasi per errore, in realtà passo il mio tempo vestito molto peggio di come sono vestito stamattina, tipicamente sottoterra, 100 metri sottoterra dalle parti di Ginevra, davanti a questo grosso esperimento, esperimento Atlas, che è uno degli esperimenti del CERN di Ginevra, il Laboratorio europeo per la fisica nucleare, che tra le altre cose ha questo grosso acceleratore di particelle di cui... Ho chiacchierato l'anno scorso, di cui non entrerò troppo nel dettaglio oggi a meno che non chiediate. Si chiama LHC, il grande collisore di adroni. Che, come è stato detto dal mio introduttore, è quello che ah, ci ha permesso di produrre eh, una nuova particella e studiare le proprietà di una nuova particella nel 2012, che crediamo sia il bosone di Higgs. Eh, quella che vedete qua è una foto che amo mostrare sempre. Non si vede benissimo con questo proiettore, ma qui c'è col suo taglio rosso Fabio Lagianotti, forse la fisica delle particelle più famosa in Italia, attuale direttore del CERN, che nel 2012 annuncia, in quanto portaparola del, dell'esperimento Atlas la scoperta del bosone di Higgs. Um, la vedete qua che indica il signor Higgs, proprio lui e François Engler, che nel 2013 vinceranno il premio Nobel per la fisica per aver predetto l'esistenza del bosone di Higgs. E per la cronaca io sono laggiù in fondo in questa occasione. <ride> In realtà io sono qua per questa occasione per parlarvi di un altro aspetto delle cose che si fanno al CERN che è molto legato alla scienza anche. L'edizione del Festival della Comunicazione di quest'anno ricorda i 25 anni dall'invenzione. Eh, non, di, non tanto di Internet, ma quella parte di Internet che spesso confondiamo con Internet stesso, che è eh, il World Wide Web, la grande ragnatela mondiale. Questa placchetta è avvitata su uno dei corridoi del CERN. A ricordare che in un periodo che andò tra il 1989 e il 1993, proprio al CERN fu inventato un sistema di trasmissione di informazioni che serviva agli scienziati del CERN a fare ordine tra le informazioni scientifiche che raccoglievano e a scambiarsele velocemente e in un certo modo anche a mandarle in giro per le altre istituzioni scientifiche del mondo. Uh, questo signore si chiama Tim Berner Lee, oggi bisogna chiamarlo Sir Tim Berner Lee perché è stato nominato um, baronetto dalla, dalla regina d'Inghilterra. Eh, nel 1989 scrive un documento interessante che trovate sul web. Andatelo a cercare se volete: è un documento tecnico, potete riconoscere alcune voci interessanti. C'è scritto CERN, qua è la sua struttura interna: una serie di computer che parlerebbero fra di loro e si scambierebbero delle informazioni. È bello andare a leggere questo documento perché ne esiste una versione annotata sul, sul sito del web in cui ci sono i commenti dei revisori del documento che dicono: Ah, un'idea interessante, ma non siamo sicuri che servirà ugualmente. Nel 1993, il World Wide Web ha questa faccia qua giù, triste, bianco. Questo è Tim Berners-Lee con molti più capelli, eh, tipo uh, 30 anni prima, davanti al primo sito web che, che sia mai esistito, che ha questa faccia qui molti pochi colori, in realtà strisce, questi sono gli esperimenti che, andavano, che funzionavano al CERN in questo momento. Peraltro lo potete trovare ancora perché recentemente, due anni fa, il CERN ha messo di nuovo in linea il primissimo sito web che sia mai esistito. Il World Wide Web nasce come una, un, un sistema per gli scienziati per eh, condividere le proprie informazioni scientifiche. Una delle cose belle del CERN in uno degli articoli della Costituzione si dice che tutte le invenzioni fatte al CERN vanno rilasciate in modo pubblico, insomma, senza metterci sopra delle royalties e il protocollo che sta dietro lo scambio di questi documenti e il software che sta dietro questi scambi di documenti, all'inizio degli anni 90 viene rilasciato pubblicamente e la rete che nasce per trasmettere la scienza diventa una rete che trasmette sicuramente ancora moltissima scienza, ma sicuramente un sacco di altre cose. Intervistato nel 2014, Tim Berner Lee in realtà dice: Non mi sarei mai aspettato che il web si sarebbe riempito così fortemente uh, di gatti. E dunque oggi, se voi andate in giro per la rete, peraltro questo si chiama Grumpy Cat ed è fatto proprio così: eh, ci sono mille foto in giro, se lo cercate ha questa triste faccia e non, non è colpa sua. È il gatto più famoso di internet. Se voi andate in giro oggi per la rete a cercare informazioni genericamente scientifiche, vi ritroverete tanti siti web che sono come dire, affidabili per il loro contenuto e tanti altri sui quali potremmo in qualche modo discutere sul, rispetto a quello che ci, ci raccontano. Potete trovare il sito del CERN, per esempio, che contiene tutte le informazioni sugli esperimenti che si fanno all'interno del CERN. Eh, allo stesso modo potete trovare un altro sito che dice... Uh, nel 2015 il CERN aprirà un cancello verso l'inferno, quindi fate attenzione perché sicuramente uh, il mondo verrà distrutto. Potete trovare dei siti web che hanno una faccia talmente ufficiale da farvi credere che questo sia allo stesso livello del sito della General Electric. Questo è un signore che dice di aver scoperto che dentro l'acqua è possibile. Um, Ottenere una quantità di energia pressoché infinita e vi vende dei, uh, dei, dei reattori particolari che funzionano bruciando semplicemente l'acqua. Non comprateli. S -s 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 Suggerire, non c'è evidenza scientifica. Potete trovare dei blog tenuti da scienziati, eh, questo è il blog di Marco Casolino, per esempio, la curva dell'energia di, di legame, che parlano di argomenti piuttosto complessi, tipo che cos'è il quantum entanglement. Li guardate che cosa vi fa dire che questo sia effettivamente un sito affidabile che è in grado di spiegarvi qualcosa che è vicino alla scienza che, che facciamo noi scienziati tutti i giorni e che cosa ve lo fa distinguere da questo che ha una faccia altrettanto ufficiale e che commenta sui neutrini e che uno potrebbe insomma facilmente scambiare per un sito sufficientemente affidabile. E come avremo modo di vedere più tardi eh, scopriremo invece essere una terribile, un, un sito pieno di, di teorie bislacche. Eh, potete trovare il sito di Oggi Scienza che vi spiegherà la, le, le micro lenti gravitazionali per scovare le galassie più lontane. Sembra affidabile, ma come c'è oggi scienza, c'è anche scienza e conoscenza, che potrebbe sembrare altrettanto affidabile e che vi spiega un approfondimento sulla relatività ristretta. Se fate un po' attenzione, in realtà, per chi è un po' smaliziato, potete scoprire il fatto che dica sconti bio e soprattutto medicina non convenzionale dovrebbe farvi suonare un campanello d'allarme suggerimento di nuovo, non fidatevi di cosa c'è scritto qua sopra potete trovare un sito che si chiama Bell Astronomy la cattiva astronomia, sicuramente un sito di, 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 di bufale no, in realtà è un sito scritto da un astrofisico molto, eh, molto in gamba, potete trovare questo sito in italiano, nuova scienza la propulsione non newtoniana, abbiamo trovato un nuovo sistema che ci permetterà di andare su Marte in alcuni giorni, sembra piuttosto, come dire, affidabile nel suo formato, non andremo su Marte in alcuni giorni. Come facciamo dunque a distinguere tra un'informazione che gira sulla rete, che è ragionevolmente affidabile, e un'altra che invece ci racconta qualcosa che è molto lontano da cos'è la scienza e la scienza che viene fatta? È un problema che è difficile per chiunque si avvicini a, a, a guardare le informazioni sulla rete, ma in realtà è un problema che, che riguarda gli stessi scienziati. Perché gli stessi scienziati, soprattutto gli scienziati che hanno una qualche visibilità pubblica, il mio indirizzo email e il mio numero di telefono di lavoro sono sul sito web del CERN e quindi chiunque, non lo fate, se potete, può telefonarmi e, e, e chiedermi: ho una nuova teoria, che ne dici di valutarla? Io passo una buona parte della mia giornata di fronte al computer a programmare e ricevo un sacco di email. Allora, ho pensato di portarvene due o tre oggi da leggere e poi, dopo, cercheremo di chiacchierare insieme. Giuro che sono vere, eh, le ho semplicemente levato i nomi per non fare, come dire, eh, vergognare troppo gli autori che magari sono in sala. E no. Alcune di queste email sono eh, tipicamente piuttosto gentili. Sono un appassionato di fisica di mestiere panettiere, idraulico, imprenditore. Tipicamente mai scienziato, ma insomma sono una, un appassionato di fisica, che faccio, mi piacerebbe fare la fisica da autodidatta. A suo tempo ho, avuto, ho sviluppato una mia teoria, eh, questa è la caratteristica di questi email, la teoria è descritta nel sito e c'è l'indirizzo, tipo quelli che vi ho mostrato. L'ho sottoposta già a alcuni scienziati, ma mi dicono di andare da un altro. Eh? Questo è tipicamente <ride> un modo per scaricare varile. Forse tu hai un po' di tempo per verificare se funziona, cordialmente, cordiale saluto. No? Questo, a oggi nessuna risposta, c'è un po' di tristezza, conto sulla tua. A volte le email sono un pochino più aggressive. Eh? Origine dei quark e metafisica. Ho seri motivi di ritenere che gli esperimenti in corso di allestimento al CERN non potranno fornire i risultati sperati se non si terrà del debito conto dell'origine numerica della materia. Segue link al mio sito web, al suo sito web con la teoria che sta dietro all'origine numerica della materia. So bene che tale sconcertante previsione susciterà scongiuri e sarcastici commenti. Ne riparleremo all'occorrenza dopo che saranno resi noti i risultati deludenti degli esperimenti. Non può esserci alternativa. Al giusto. A volte poi sono ovviamente sopra le righe: sono tutte panzane che inseguono solo prestigio. Se per Bosone di Higgs si intende quel fraticello che va a dar da mangiare agli altri, c'è cioè della poesia, degli altri elettroni secondo la loro necessità, allora è un abbaglio. Lo stesso Massimo Corbucci, ricordate questo nome perché ne parleremo fra un attimo, mi dispiace, è l'unico su cui mi sento di dover fisico italiano lo smentisce, infatti al contrario è ogni elettrone che va a prendersi quanto gli serve all'interno del nucleo dell'atomo indivisibile stesso. Facciamo pubblicità tramite TG anche a questi geni italiani, altro che X. I punti in sospensione sono, perché dopo c'era una serie di insulti che ho pensato di non mettere, Panzane è il meglio che c'era scritto, so, per l'occasione. Molte di queste persone chiedono in modo più o meno gentile agli scienziati che, che riescono a raggiungere di verificare se le loro teorie sono giuste. E allora gli scienziati spesso non hanno molto tempo per andare a spulciare questi siti web e hanno inventato dunque dei modi più o meno, come dire, ridanciani per cercare di capire se queste teorie sono in qualche modo più vicine a qualcosa che assomiglia alla scienza o più vicine a qualcosa che assomiglia a quello che io chiamo una teoria squinternata, qualcuno chiamerebbe una bufala di qualche genere. Uno di questi sistemi è l'indice delle teorie squinternate, se vi siete seduti nelle prime righe c'è un foglietto, non lo leggeremo tutto ma insomma è una, è, una, è una lettura interessante da fare a casa, proveremo ad applicarlo adesso insieme ad alcune di queste teorie. Quello che io trovo interessante di questo indice è che in realtà eh, attraverso diciamo, la presa in giro chiara di queste teorie un po' squinternate appunto, ci racconta qualcosa del metodo scientifico, ovvero di che cos'è che definisce la scienza, e allo stesso tempo ci dice di quanto poco le persone sappiano come funziona la scienza e che, dunque, anche con tutta la buona volontà e l'intenzione di lavorare bene, eh, non siano in grado di fare scienza pur nel loro, nel, nella, nel loro tentativo di voler partecipare. Questo. Questo indice di teorie squinternate è stato scritto ormai, credo, uh, 15 o 20 anni fa da questo signore, si chiama John Baez, è un fisico matematico americano, uh, di mestiere si occupa soprattutto della parte più matematica della fisica, cioè, per esempio lui passa il suo tempo a cercare di predire le equazioni che descrivono il moto di un pendolo attaccato a un altro pendolo, ecco per darvi un'idea, no? cioè, lui è in grado di scrivere le equazioni che descrivono uh, questa, riga, questa riga blu, e uh, ha pubblicato per l'appunto uh, l'indice di teorie squinternate, The Crackpock, crackpot index, crackpot vuol dire vaso, vaso fessurato, che è un modo che gli, gli, gli americani amano uh, utilizzare per chiamare insomma, gli scienziati inaffidabili, eh, è un indice composto da uh, 37 articoli, non, ve, non li leggeremo tutti, l'idea è... Um, si parte con meno 5 punti come credito iniziale perché è importante dare un po', come dire, un, il beneficio del dubbio a tutti, e dopodiché, in base ad alcune caratteristiche tipiche delle teorie, si assegnano dei punteggi. In realtà, Baez non dà un punteggio oltre al quale le teorie sono da dichiararsi squinternazze. secondo me, se si va sopra i 20 è evidente che siamo già fuori. Vorrei attirare la vostra attenzione su alcuni di questi punti, no? a parte quelli i primissimi che dicono. Um, un punto per ogni affermazione che sia comunemente largamente ritenuta falsa. Ecco, se voi cominciate la vostra teoria dicendo che um, il Sole gira intorno alla Terra, ecco, partite insomma, da un, un problema. Peraltro ce n'è: eh? andate a cercare la Società per la Terra Piatta su internet troverete anche quella. Non è, non è uno scherzo. Cominciamo dal punto 6. Assegnate 5 punti per l'uso di un esperimento mentale che contraddice i risultati di un esperimento reale largamente accettato. Allora questa è una delle caratteristiche tipiche di queste teorie squinternate. Queste persone scrivono sui loro siti web o sugli email, ma io ho pensato che in realtà, per esempio, eh, i neutrini non esistono. Questo è questo che fa questa signora, eh, Calzavara mi pare si chiami, ha scritto questo grossissimo sito web in cui lui dice... I neutrini non esistono. Io ho pensato, ho fatto degli esperimenti nella mia testa, ovviamente nessun esperimento concreto, in cui eh, dico questa particella, eh, come dire, um, inventata e poi osservata nel corso del 1900, non può esistere. Allora, se voi andate all'interno del suo sito e scavate un pochettino, troverete delle scritte del tipo: Ah, i fisici hanno cercato per oltre 50 anni il neutrino invano. Il fatto che ci siano, Uh, 40-50 esperimenti che in realtà abbiano visto chiaramente l'esistenza e le caratteristiche di questa particella è indifferente per questa persona. In realtà Carenzani e la sua teoria dell'autodinamica, questo è la, la, il nome che gli ha dato, dimostra che il neutrino non esiste e, e che chiaramente tutti gli esperimenti che sono stati fatti non valgono. Uh, L'altra caratteristica è che questi signori di solito selezionano un numero molto specifico di esperimenti il cui risultato riescono a spiegare con la loro teoria alternativa. E allora qua secondo me c'è una lezione da imparare, la lezione è se voi do, oh, tornate a casa oggi e volete formulare una teoria alternativa scientifica, io parlo di fisica perché è quello che faccio di mestiere, ma vale per la biologia, per il cambiamento climatico, per eh, la, la cura con le medicine, non basta che la vostra teoria spieghi il risultato di un certo numero di esperimenti, la vostra teoria in realtà deve spiegare tutto. Tutti i fatti sperimentali che sono stati osservati fino a quel punto. Perché la conoscenza scientifica che abbiamo oggi è quella che spiega il maggior numero di fatti sperimentali. Probabilmente non tutti, perché ci sono ancora un, sacco di, oh, un certo numero di cose che non siamo in grado di spiegare. Ma una modalità per selezionare se la conoscenza scientifica è valida è scegliere quella teoria o quella serie di teorie che maggiormente sia in grado di spiegare quello che osserviamo. Una nuova teoria, prima di inventarsi qualcosa di nuovo e predire un fenomeno nuovo, ha il compito necessario di spiegare quello che è già stato visto prima. Se non siete in grado di spiegare il moto dei pianeti intorno al Sole, mi dispiace, ma non avete una nuova teoria che può sostituire la gravitazione di Newton o la relatività di Einstein. Saltiamo e di palo in frasca, andiamo all'articolo 25. 20 punti per aver battezzato qualcosa con il vostro nome. Per esempio, per aver parlato dell'equazione di campo di Rossi, quando il vostro cognome è Guarda caso Rossi fa ridere, ma in realtà nasconde un aspetto sottile che uno può andare a scavare se uno guarda negli altri articoli della lista. Per esempio al numero 8 c'è scritto 5 punti per ogni singola menzione di Einstein, Hawkins e Feynman. I tre nomi sono deliberatamente scritti sbagliati perché così tipicamente la persona risponde ma come non sai neanche scrivere Hawkins o Einstein? In realtà all'articolo credo 18 si dice altri 10 punti per esserti lamentato di aver scritto Einstein sbagliato. Una caratteristica delle teorie bislacche è che tipicamente queste persone, ehm, da una parte, si paragonano ai grandissimi della scienza, in questo caso eh, della, della fisica teorica, ma dall'altra parte dicono che queste persone hanno sicuramente sbagliato e io sono in grado di rimpiazzare la loro teoria oppure. Queste persone segretamente credevano alla mia teoria ma non l'hanno mai detto. Questo è quello che viene, viene fatto intorno all'articolo 20 eh, in questo caso speciale. E riprendiamo il caso di Carenzani che è questo signore qua quello che dice che non esistono i neutrini. Tra le altre cose l'autodinamica, la sua teoria è la teoria in cui lui dice beh, all'inizio degli anni 40 mentre avevo tra i 20 e i 24 anni ho trovato due grossi errori nella relatività speciale di Einstein e grazie a questo ho formulato una nuova teoria che ehm, spiega molto meglio eh, come funziona tutto. Allora. C'è una dissonanza cognitiva in questo, perché se tu hai formulato una nuova teoria che ha trovato due errori nella teoria di Einstein che noi utilizziamo correntemente, non soltanto per spiegare come funziona l'universo, ma anche per far funzionare delle cose molto pratiche, tipo i, GPS, che, i satelliti GPS che, che sono in orbita in questo momento. E sono passati ormai eh, 76 anni da quando hai formulato questa, questa nuova evoluzione. Non basta che tu dica ho fatto meglio di Einstein perché fa bello mettere Einstein sulla tua pagina web, perché questo ti renda in qualche modo uguale a lui o migliore di lui. Una teoria scientifica condivisa diventa o è diventata tale in primo luogo perché ha passato lo scrutinio sperimentale, non perché l'ha formulata Einstein. Einstein è diventato probabilmente il fisico più famoso eh, nella storia della fisica, ma non perché aveva dei bei capelli un po' bizzarri e nella sua tarda età faceva delle foto strane in bicicletta con la lingua fuori, ma perché la teoria che ha formulato in realtà si è dimostrata così potente nel descrivere il mondo eh, come lo osserviamo, che è diventato il nostro modo di comprendere come le cose si muovono in giro per il mondo e come l'energia, per esempio, si trasforma in materia e non viceversa. Questo fenomeno si chiama psicologicamente il name dropping, il lasciare cadere dei nomi. Allora io non divento più importante se dico ho lavorato con Einstein oppure ho corretto Einstein. Perché in realtà la scienza, quella che insomma, funziona con tutti i crismi, valuta il risultato e la prova sperimentale della mia teoria molto prima del nome di chi l'ha scritta. E infine andiamo direttamente all'ultimo punto. Che eh, dal mio punto di vista, essendo io un fisico sperimentale, è probabilmente quello più importante. Punto 37, massimo punteggio. 50 punti per aver sostenuto di avere una teoria rivoluzionaria che non fa nessuna concreta predizione verificabile. Può non piacervi la teoria della reattività speciale di Einstein, ma fra le tante cose, questa teoria prevede che se una particella viaggia a una velocità molto prossima a quella della luce, per lei il tempo scorrerà più lentamente. Uh, I muoni, che sono una particella scoperta nel 1932, uh, hanno una vita media di 2 microsecondi. Se uh, non esistesse la relatività speciale di Einstein, non farebbero mai in tempo ad arrivare dal, dalla cima dell'atmosfera fino a Terra. Li vediamo, nonostante ci mettano circa 700 microsecondi ad arrivare, grazie al fatto che la relatività speciale il fatto che loro viaggiano molto veloce. Uh, amplifichi il tempo che loro hanno a disposizione per viaggiare. Tutte queste cose sono cose che voi potete pre prevedere in termini quantitativi con la teoria di Einstein e poi andare a misurare. Ovviamente niente di questo salta fuori dall'autodinamica che abbiamo visto già adesso. E il che ci porta alla diciamo, la terza grossa parte dell'indice delle teorie strampalate. Punto 15, 10 punti per ogni affermazione del tipo non sono buono in matematica ma la mia teoria è concettualmente corretta. Dunque, l'unica cosa che mi serve, questo è di solito il solito corollario, è qualcuno, tu, possibilmente, Marco Del Masso, cui scrivo, che la esprima in termini di equazioni. Allora, qua c'è un punto fondamentale su cui mi sento di stressare un po', sempre per via della questione del fatto che le teorie vanno eh, confortate da un esperimento. Una teoria fisica deve essere formalizzata in una struttura matematica. Perché? Deve fare delle predizioni quantitative, non basta dire. Ho fatto una teoria che prevede che il tempo scorra più lentamente per le particelle che viaggiano a una velocità prossima a quella della luce, che è come vi ho descritto la relatività speciale tre minuti fa. In realtà, vi devo dire anche quanto più lentamente scorrono in funzione esattamente della velocità delle particelle, perché io devo poterla andare a misurare questa cosa. No? Devo poter fare una predizione che abbia dei numeri e che in qualche modo un esperimento possa misurare chiaramente. Allora, io negli ultimi tre anni sono andato in giro per l'Italia a raccontare il modello standard delle particelle e delle loro interazioni con dei blocchetti di Lego. Ce li avevo qua su questo palco l'anno scorso, eh, quando ho fatto la mia presentazione. Allora, questa cosa è molto bella da vedere così. Però c'è una cosa che eh, nelle conferenze che sono andato a fare in giro non ho tipicamente raccontato: che in realtà dietro a questa rappresentazione chiaramente approssimata ci sta questa equazione qui. E questa equazione qui, questa struttura matematica che peraltro non, non, non tento neanche di spiegarvi in questo momento, non è soltanto un simpatico geroglifico pieno di numeri, ma è anche un'equazione che è in grado di fare delle predizioni numeriche incredibili. Pensate, la massa di due delle particelle, il bosone W e il bosone Z, viene predetta a essere 80.39. GEV, che è l'unità di misura con cui le misuriamo, non è così importante, e noi la misuriamo a essere 80.387. Allora, quando parlo di predittività quantitativa, sto parlando di questo, sto dicendo che la vostra equazione non solo deve dirmi a grandi linee come si comporta il mondo, ma mi deve dire, se osservo questo fenomeno, quanto peserà questa cosa, quanto veloce si muoverà, quanto fortemente interagirà, perché... È dal confronto da questi due numeri che io sarò in grado di dire se l'equazione che ho scritto prima è buona scienza oppure no. E quindi io vorrei che. Ah no, ecco, parliamo prima di Massimo Corbucci, questo è il famoso genio fisico italiano. Perché è un emblema di come invece questi personaggi non siano in grado di fare questa cosa. Allora, questo è l'unico di cui metto la faccia qua giù perché mi ha scritto talmente tante volte che penso che sia opportuno dirlo. Questo signore è laureato in fisica ed è anche laureato in medicina, o almeno così sostiene. Ha fondato la Società Internazionale di Fisica Nucleare, molto furbo, dagli un nome di questo genere. Quindi, se andate su questo sito, peraltro, ultimamente si occupa di cura del ginocchio, nello studio medico internazionale cura del ginocchio. E vi faccio notare che il logo è lo stesso. Eh? C'è un atomo qui e un atomo qua giù, in questo caso. Il sito si chiama Atomo 112 e nello studio medico del ginocchio c'è l'atomo 112 comunque. Quindi, perché probabilmente, da quello che ho capito, c'è una relazione fra la sua visione di come gli atomi si comportano e la cura del dolore al ginocchio. Allora, questo signore ha dei chiari problemi con questa idea di fare delle predizioni testabili. Allora, questi sono testi che lui ha scritto. L'anno 2002 diceva... È evidente che la particella chiamata bosone di X non poteva essere rivelata al collisore elettronico LEP del CERN né potrà essere rilevata nel futuro con qualsiasi potenza. Nel 2008, insiste, il riscontro sperimentale del CERN ha dato esito negativo alla ricerca del bosone, nel 2012, alla scoperta del bosone di X, dice congratulazioni con Peter Higgs, i suoi concetti mi hanno consentito, cioè non esiste, no, in realtà esiste e io l'avevo già predetto prima in qualche modo. No? Questa è l'altra caratteristica delle predizioni. Vogliamo che siano quantitative, verificabili e devono arrivare prima. Cioè, la, la, la predizione post facto, in qualche modo, è un po' comoda. Questo signore ha tutta una teoria degli atomi e dei barioni che assomiglia molto a, a quella che io faccio con i ragazzini delle scuole elementari mettendo i mattoncini insieme. Perché, probabilmente, non, nonostante abbia studiato fisica, ha qualche problema con il la meccanica quantistica è mettere insieme le funzioni d'onda, quindi lui ha questo è il suo modo di descrivere le particelle elementari mettendo insieme i mattoncini colorati e non c'è un numero. Allora, questo signore ha sicuramente visto dei, dei, dei disegni come questi, che sono il modo con cui Murray Gellman nel 62 cercava di spiegare la struttura degli hadroni descrivendoli come composti da quark. Eh, Gellman è questo signore qua che scrive la lavagna in questo momento. Lui ha cercato di inventarsene un altro, invece di metterli su un triangolo li ha messi in una, in una, in una colonna. Quello che gli manca completamente, E se guardate Gelman che scrive qua giù, ci sono dei numeri qua, queste sono le masse di queste particelle che sono tutte predette dalla teoria del signor Gelman. Nel 62 l'omega meno che sta sull'estremo sul, in fondo di questo, di questo triangolo, nessuno l'aveva vista, fu scoperta nel 62, eh, questa è la prima... Fotografia del decadimento dell'omega dell zero, non solo la sua esistenza è stata predetta da questa teoria, ma è stata predetta e si sapeva anche, secondo questa teoria, quale sarebbe stata la sua massa, quale sarebbe stata la sua carica elettrica e quale sarebbe stato il suo spin. Mentre invece il signor Corbucci non solo fa le produzioni a posteriori, ma ovviamente non ci dice le masse, le cariche elettriche, lo spin e il comportamento di queste particelle. E il signor Corbucci, naturalmente, insieme a molti altri, fa quello che è, come dire, eh, sanzionato dall'articolo 34, 40 punti per aver dichiarato che l'establishment scientifico è impegnato in una cospirazione per evitare che il vostro lavoro possa ottenere la fama che merita o qualcosa di simile. Credo dunque ci siano tre lezioni importanti da portarsi a casa dall'indice delle, eh, delle teorie strampalate, che in qualche modo ci dicono come funziona il metodo scientifico. Ricapitoliamo, una nuova teoria scientifica deve prima di tutto spiegare tutti i fenomeni noti, prima di predirne altri. Una conoscenza scientifica condivisa diventa tale perché passa lo scrutinio sperimentale. E per fare questo deve avere una teoria, una, una, una struttura matematica che faccia le predizioni quantitative. Devo poter andare a misurare le caratteristiche di un fenomeno con un metro, con un oscilloscopio, con un grosso rivelatore di particelle dentro, eh, sotto terra. E quindi arriviamo alla penultima parte della nostra chiacchierata. Abbiamo riso, perché ovviamente è facile ridere delle teorie squinternate, alcune sono talmente squinternate che uno non ha neanche voglia come dire, di mettersi a discutere, perché sono pazzesche. Ci sono alcuni aspetti, tipo il signor Corbucci dice che in realtà il bosone di X non esiste perché esiste il riscione, che è il componente di, e usa due termini di, con un suono un po' indiano. Eh, se, se voi leggete c'è cioè da farsi delle grasse risate veramente in questi termini però anche però ridere delle teorie squitternate è una cosa che possiamo fare in qualche modo fra di noi ma secondo me non basta e non basta per delle ragioni uh, che, che insomma cercheremo di enucleare in questo modo peggio di ridere delle teorie squitternate in realtà c'è ignorarle completamente la maggior parte degli scienziati che ricevono queste email che dicono ho oh, una nuova teoria prendono e buttano, perché il tempo perso a discutere con questi signori ovviamente non torna più e, e dunque non c'è molto tempo per fare questa cosa. Altri invece cercano un minimo di contatto. Allora, eh, io per esempio, come è stato notato, tengo un blog in cui scrivo di, di divulgazione scientifica, e naturalmente c'è un certo numero di questi personaggi che passa a, a trovarmi in questi casi. Però in realtà. Uh, degli studiosi di, diciamo, di, di, di nuovi media e di comunicazione hanno scoperto che uh, le persone come me che scrivono un blog di questo genere, che per esempio lo postano sopra Facebook o Twitter, in qualche modo lo condividono um, con le persone che vogliono leggere divulgazione scientifica, finiscono un po' per parlarsi sempre fra di loro. È un fenomeno che tecnicamente si chiama delle echo chamber delle camere a eco. Allora, questo plot, questo è l'unico grafico scientifico vero che ho messo dentro la chiacchierata di stamattina, viene da un, da un articolo molto interessante, si chiama Debunking in a World of Tribes, che vuol dire cercare di smentire le teorie strampalate in un mondo diviso in tribù. Allora, cosa hanno fatto questi signori? Hanno, sono andati su Facebook e hanno guardato insomma, hanno cercato di identificare un certo numero di utenti come più allineati, diciamo, come più fautori di, una, di un approccio scientifico al mondo o come più, diciamo, vicini alle teorie della cospirazione e, e, e alle teorie strampalate. Il colore che vedete qua è quanti più si identificano con l'aspetto scientifico in azzurrino e in, e in violetto, quanti più sono eh, dei, dei cospiratori. Dopodiché hanno, sono andati a vedere quante volte gli appartenenti, diciamo, a queste due categorie scrivevano mi piace a un articolo chiara, che veniva chiaramente da un sito web scientifico o invece a uno che veniva da un sito web cospiratorio, cioè a Paperoga o Archimede, ecco per chiarirci. E quello che vedete qua è com'è la distribuzione. Nel caso dei, 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 dei mi piace, nel caso dei commenti. Allora, vedete questi picchi? Questi picchi ci dicono chiaramente che chi è eh, come dire, parte da una posizione prossima alla teoria strampalata, in realtà vive e parla e discute e, e condivide tipicamente informazioni che vengono dai siti che, che, che diffondono le teorie strampalate. Chi in qualche modo ha già una formazione scientifica o crede che il metodo scientifico sia il modo con cui bisogna guardare il mondo, parla, commenta, apprezza, rimbalza informazioni che arrivano principalmente da quel mondo eh, e da quel tipo di informazione. Queste due, queste due comunità, poi ovviamente sono sfumate fra di loro, tendono a non parlarsi e in qualche modo fare comunicazione su internet oggi e raccontare la scienza su internet oggi spesso è un buon modo per parlarci, come si dice in inglese, per predicare al coro, cioè per predicare alle persone che in qualche modo sono già d'accordo con le nostre idee. E quindi questo mi fa pensare e mi ha portato anche un po' a riflettere a capire se non ci sia un qualche altro modo, perché in qualche modo se tutto si ferma qui ci siamo fatti delle grasse risate, abbiamo capito che siamo più o meno tutti d'accordo. E però non abbiamo cambiato molto il mondo come funziona. E allora io per chiudere questa chiacchierata vorrei raccontarvi in realtà un'esperienza un po' diversa, che è l'esperienza di questa signora, si chiama Sabine Ossenfelder, è una fisica teorica, anche lei famosa per, per un sito, per un, per un blog, si chiama Back Reaction, molto bello. Allora, se voi andate su questo, su questo blog, a parte le, i suoi articoli, i suoi commenti, il suo tentativo di spiegare la scienza o di interagire con gli altri scienziati, c'è una parte, una pagina che si chiama Talk to a physicist. Parla con un fisico. Lei ha avuto questa idea, ha detto: Hai una domanda su come funziona la fisica, i fondamenti della fisica, ma non sai come affrontarla, hai una teoria che vuoi sviluppare, insomma, sei un autore di teorie strampalate. Hai bisogno di aiuto, perché non parli come pagami? Eh? Ci possiamo sentire su Skype eh, 50 dollari per ogni 20 minuti di conversazione. Allora, io quando ho incontrato questa cosa qualche anno fa mi dicevo... Chissà che cos'è questo tipo di esperienza, una cosa talmente altra rispetto a cui, quella a cui siamo abituati, che chissà eh, dove la porterà. In realtà, qualche giorno fa, eh, Sabina ha scritto un bell'articolo per un giornale online che si chiama ION: ehm, in cui cerca di fare un po' il sommario di, di questa sua esperienza, che se volete è completamente diversa da tutte le esperienze di divulgazione scientifica a cui siamo normalmente abituati. Allora, vi, vi, vi cito un paio di cose scritte, poi eh, se andate a cercare troverete l'articolo facilmente. Allora, Una delle cose che lei scopre è che i miei clienti so, sanno così poco dello stato attuale della ricerca in fisica che sono completamente ignari di trovarsi in un territorio completamente sconosciuto. La realtà è, come ben descriveva questo fumetto, si chiama Abstract Goose, l'anatra la, astrusa, è che la, la fisica di punta di oggi è costruita su una quantità di conoscenze. Uh, che se uno vuole cominciare a farsi un'idea di come funzionano, si accorgerà che in realtà le cose che deve studiare sono talmente elevate che probabilmente si farà prendere velocemente dal panico. Allora spesso noi non come scienziati non facciamo trasparire la complessità dietro a quello che facciamo, perché ovviamente nel fare divulgazione è importante semplificare, ma c'è un livello di equilibrio che spesso come dire, non raggiungiamo perché tendiamo a semplificare troppo che non racconta dei prerequisiti necessari, della quantità di matematica che è necessaria a studiare e della, della distanza fra tutto quello che uno può aver studiato alle scuole superiori e quello che si fa all'interno delle università oggi, anche di quello che uno ha studiato durante l'università in realtà, perché c'è un gap ancora decisamente grosso. E, Chiaramente questo ha un'influenza rispetto a eh, quando una persona tenta di, di voler dire ah voglio fare il fisico teorico voglio essere autodidatta. Peraltro se volete cominciare c'è un bel sito, questo è Gerard Toff, premio Nobel per la fisica, eh, che ha un bel, un bel sito che si chiama come diventare un buon fisico teorico, neanche un altro come diventare un cattivo fisico teorico, scegliete voi quello che volete. Se guardate la lista, lui ha tutta una lista di cose che invita a studiare con delle risorse, vi renderete conto che è chiaro che uno non può cominciare da zero e dire ho costruito una nuova teoria scientifica. È importante dunque, e questo, credo sia questo che uno può portare a casa dall'esperienza dall un po' particolare di, della dottoressa Ossenfelder, aprire un dialogo personale, perché finché continueremo a postare notizie scientifiche sui social media otterremo i mi piace dei nostri amici che in realtà le hanno già lette da qualche parte, insomma sono contenti e cercare di comunicare piuttosto chiaramente che dietro a quella semplificazione in realtà c'è una complessità vera che è, che, che, non, che è imprescindibile per riuscire a fare normalmente scienza. L'altro aspetto interessante che esce fuori alla fine dell'articolo di Sabine è, è questo. Ho imparato ben poca fisica, perché tipicamente c'è veramente poca fisica in queste teorie strampalate, ma ho imparato molto sulla comunicazione della fisica. I miei clienti traggono le loro informazioni quasi esclusivamente da mezzi di divulgazione scientifica e spesso nel processo si fanno delle idee completamente sbagliate e questo secondo me è un punto a cui io non avevo mai pensato veramente profondamente ma che ci chiama in causa, noi scienziati che in qualche modo siamo portati a fare divulgazione perché molto spesso passiamo la linea della semplificazione e andiamo oltre la metafora e la metafora viene fraintesa. Quando io vado in giro a raccontare del, del, del modello standard costruito con i mattoncini di Lego, probabilmente sto in qualche modo, almeno a qualcuno nella sala, dando l'illusione che forse se questa persona si inventa un nuovo modo di arrangiare i mattoncini di Lego avrà una nuova teoria fisica, mentre in realtà purtroppo questa cosa non può funzionare in questo modo. Faccio un esempio, questo è l'esempio che viene dal sito web del primo email di cui vi ho parlato, quello gentile che diceva l'ho già sottoposto a molte persone, spero che almeno tu mi darai una risposta. A questo signore a questa idea, a questo è proprio copiato e incollato, ho giusto aggiunto paperoga, um, riflessioni concettuali su energia e materia, geometria delle forze, allora lui ha questa idea che siccome deve aver visto da qualche parte che eh, le, le, la luce è un'onda che ha due polarizzazioni, che è cosa che viene tipicamente rappresentata con due sinusoidi, dopodiché lui ha immaginato, ma se io guardo questa cosa da davanti, vedo che le sinusoidi si schiacciano intorno, e dunque per le particelle sono una sorta di fiore che è il collasso di queste sinusoide. Questa persona ha preso un modo semplificato di raccontare la, la dinamica ondulatoria della luce. Perché dietro a questo, in un qualunque sito, in un qualunque libro di fisica, in realtà ci sono delle equazioni. E poi ha estrapolato non tanto le equazioni, che è quello che avrebbe dovuto, ma l'immagine. E infatti, poi ha formulato una simpatica teoria per cui dice a seconda di come si collassa il fiore, ogni fiore è una particella diversa. Quello che è interessante, questo viene sempre dal suo sito: c'è una parte, dice, vi spiego il bosone di Higgs. Allora, queste sono delle, delle, quelle che noi chiamiamo degli event display, ovvero delle fotografie di quello che si vede dentro i rivelatori al CERN. Uh, e uh, lui dice chiaramente c'è un'assonanza chiarissima tra questa fotografia che voi vedete e la mia teoria. Dunque questo prova la mia teoria. E allora se voi andate a leggere, e questa è la parte che ho sottolineato qua, le immagini del bosone di X rappresentano una sorta di esplosione, boh, che viene registrata dai potentissimi sensori che rilevano la traiettoria delle sue geometrie intrinseche. Non so cosa voglia dire, sono immagini che parlano da sole e unite alle considerazioni preside, precedenti dell'INFN avvalorano in modo stupefacente la mia teoria. Allora, in questa frase, come ci sono due cose? L'uno, questo aspetto di dire ho visto delle immagini, ho creduto di capire come funziona, dopodiché le rielaboro sotto forma di immagine e la mia teoria funziona così. E allora c'è un problema, perché io fisico dovrei spiegarti che in realtà dietro a queste immagini ci sono le misure di qual è la velocità di ognuna di queste tracce, qual è la sua carica e da quale posizione arriva, perché altrimenti ti sto, sto barando in qualche modo. Ma c'è qualcosa in questa frase che è persino peggio. Unite alle considerazioni precedenti dell'NFN, in realtà sopra a questo pezzo sulla pagina c'è un, un ritaglio di un dépliant di, di comunicazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in cui si spiega il bosone di X in modo super approssimato e obiettivamente anche un po' fuorviante, e lo dico prendendomi la responsabilità a nome della categoria, che questa persona chiaramente ha, ha interpretato alla luce della sua conoscenza. E allora credo che ci sia... Una chiamata all'ordine da parte di chi, come scienziato, fa anche il divulgatore scientifico nel fare attenzione ai dettagli della divulgazione perché saranno fraintesi se non vengono in qualche modo uh, come dire, spiegati con grande chiarezza e anche con una, una, una formalità importante. E dunque, come c'erano tre lezioni importanti sul metodo scientifico, penso che ce ne siano tre per gli scienziati divulgatori: uh, aprire un dialogo personale importante. Se viviamo nelle nostre camere ad eco, non ci parleremo mai comunicare chiaramente la complessità e fare attenzione ai dettagli della divulgazione per evitare di essere fraintesi. Cosa che mi porta all'epilogo della nostra chiacchierata, vi leggerò l'ultimo pezzo tradotto dalla, da questo racconto di Sabine Senfelder. I colleghi mi prendono ancora in giro per il mio servizio di consulente degli aspiranti scienziati squinternati, ma personalmente ho smesso di considerarli così. Sono motivati dallo stesso desiderio di comprendere la natura e contribuire alla scienza che motiva gli scienziati. Non sono stati abbastanza fortunati, però, ad avere l'educazione necessaria abbastanza presto e adesso sono in difficoltà persino a capire da dove cominciare. E allo stesso tempo, gli scienziati che si prestano al dialogo amano aiutare a capire meglio come funziona la scienza e con il dialogo entrambe le parti hanno qualcosa da guadagnare. Poi, naturalmente, ci sarebbero le frodi, ma di tutto questo parleremo forse l'anno prossimo. Grazie mille. Grazie Marco Del Mastro per...